Signori, bentornati cari nel canale dello zio Mario. Con il nuovo appuntamento, ragazzi, del lunedì e una nuova settimana in compagnia dello zio e con Arston, ragazzi, ho appena preso diamante 10 con il mazzo che vi porterò oggi. Ma prima di andare al nuovo deck modificato più che creato, perché vedremo che è un mio vecchio amore, volevo fare i complimentissimi al signor Leta, ragazzi, per aver raggiunto un risultato storico, cioè vincere un Master Tour, il primo italiano a vincere un Master Tour Asia Pacific, quindi tanto di cappello al buon Leta che nonostante le angherie, nonostante mesi in cui io lo capisco benissimo quello che ha potuto passare, e alla fine è stato premiato, quindi tanto di cappello a lui, la sua costanza e la sua skill. Bravo Simone, io andrei al mazzo di oggi. Andrei al mazzo di oggi e andiamo a vedere di che cosa si tratta, ragazzi. Intanto datemi le ricompense, datemi le ricompense, ragazzi. Si tratta del mio amatissimo Control Priest. Ci sono stati nerf, ci sono meno power play nel meta, ragazzi. E non potevo, cioè, che non giocare il mio mazzo preferito di questo meta, insieme probabilmente al Control Warrior. Ormai per chi mi conosce lo sa. Togliere il telefono prima che faccia delle interferenze strane. Andiamo a vedere come ho modificato la lista, ragazzi. La base è la stessa, cioè l'idea è la stessa, cioè giocare Galagrond, giocare il pacchetto Draghi, giocare Control. Però ho deciso di mettere, quindi di velocizzare il lato Galagrond mettendo anche il 2x di maniero. Quindi abbiamo tutto il pacchetto Galagrond completo. Abbiamo delle buone removal, ovviamente la chierica delle scaglie a me piace tantissimo, ragazzi, questo mazzo ha bisogno di pescare. Ho provato a giocare senza, alla fine sentivo il bisogno di pescare assolutamente le spell del nostro mazzo, quindi non giocherei mai contro il Priest senza di lei. Anche il Reliquario delle Anime, carta che a me piace tantissimo, un buon drop in early game, in late game diventa un taunt veramente importante. 2x di rinnovamento, questa spell è fortissima, forse una delle più forti di Priest insieme alla spell leggendaria. 1x di contrizione, 1x di melma, assolutamente ci vuole in questo meta. Comunque c'è ancora il Warrior, c'è ancora il Demon Hunter aggressivo, per forza la melma ci vuole. Follia d'ombra, carta fortissima, ci sono tanti spot in cui questa carta, non dico che può essere win condition, ma in early game può farvi fare dei trade veramente importanti e potete fare delle combinazioni veramente belle. Soffio dell'infinito in 2x e 1x di esplosione sacra. Mi sembrava troppo effettivamente avere 4 AOE da 2 danni. Ho optato per il soffio, che comunque costa di meno anche contro un eventuale Demon Hunter. Lo potete fare già di turno 3, quindi preferisco due soffi anziché due esplosioni sacra, che comunque anche se ci curano costa 4. Quindi doppio maniaco, Tessitrice adesso diventa veramente forte, perché potete anche tenerlo al mulligan. Perché giocando tutto il pacchetto Galagrond, ragazzi, è facile, non dico che di turno 4, ma almeno di turno 5 riuscite sempre ad invocare due volte. Doppio scudo di Galagrond, doppio squarcio, Kronx. Ovviamente il drago scheletrico, la mia carta drago preferita in assoluto di questa, delle ultime uscite, insomma, dell'ultimo meta. Galagrond, specchio dell'anima. Ragazzi, specchio dell'anima è una carta troppo, troppo forte. Cioè, non potete non craftarla. Non potete chiedermi con cosa sostituisco specchio dell'anima. Ragazzi, questa carta è unica. È fortissima. Vi risolve le partite. Vi permette di continuare a mettere pressione e allo stesso tempo rimuovere la board nemica. È troppo forte. Vi permette di prendere dei minion che hanno delle abilità, dei rantoli. Non so, ragazzi, cioè, questa carta dovete craftarla. Cioè, adesso sono passati 3 mesi dall'uscita della vecchia espansione, cioè è stata annunciata la nuova. Non avete più scuse, cioè sta carta oggi la dovete craftare, assolutamente. Mentre Murozun è un discorso a parte. Murozun è una carta che a me piace tantissimo. In alcuni matchup, ad esempio il Rogue Murozun è devastante, in altri matchup è meno forte. Questo non significa che non ci sia bene nel mazzo, io lo consiglio sempre. Però volendo magari una carta che può essere sostituita da un altro drago, magari il drago che spacca il minion. Semplicemente a me piace tantissimo. Alexstrasza, sapete benissimo come la penso, vi risolve praticamente tutti i mirror di control. Cioè, voi se siete un control priest e giocate contro un altro control priest, voi che avete Alexstrasza siete completamente in vantaggio in quel matchup. Anche perché giochiamo doppia mega della morte, ragazzi. Io penso assolutamente che in un meta dove comunque ci sta l'Under Hunter, in un meta dove vi fanno delle power play assurde,
Piaga della Morte è una carta assolutamente core, cioè ho provato a giocare in 1x, ho sentito sempre la mancanza e il bisogno di arrivare a turno 9 e avere quella certezza nel gameplay di avere una Piaga della Morte in mano, quindi te lo dovete giocare a 2 per forza. Mi sono trovato benissimo e ho fatto praticamente quasi tutta una tirata da Platino 10 a Diamante e andiamo al gameplay. Andiamo al gameplay, è un mazzo veramente completissimo, cioè non mi sento di dirvi dei matchup veramente negativi. L'unica pecca del deck è che, a parte la chierica, quella a costo 1, non abbiamo peschini. Quindi, se proprio vogliamo trovare un punto debole al deck, sono i peschini. Ma quando andrete a pescare bene, ragazzi, non ci stanno cavoli per i vostri avversari, cioè non c'è un vero matchup negativo. Potenzialmente avete la risposta a tutto. Avete tank, avete cure. Avete control, avete removal, avete removal che vanno oltre ai death rattle, quindi silenziamenti, avete tutto. Questo mazzo è veramente fantastico. Siamo contro Warrior, potrebbe essere un tempo, anche se sta girando qualche versione strana di Warrior. A me non dispiace questa mano, forse il maniaco è un po' lentino, però se voglio tenermi Galagron, secondo me ci sta. La foglia d'ombra è forte nel caso fosse un egg. Io provo a tenere la mano, spero che probabilmente cercare Melma è più forte di un maniaco, però intanto tendenzialmente i nostri primi turni, a meno che non pesco i drop a 1 e i roba per passo fino al turno 3-4. Lui invece parte incazzato come una faina. Va bene, preferisco sicuramente lei a un eventuale Corsair Cash, che anche se è stata nerfata rimane fortissima. Vediamo se arriva l'arma. Vediamo se arriva l'arma di turno 3. Anche l'1-10. Ok, la 2-3. La 2-3 è buona. La 2-3 è buona. E lei potrebbe essere un buon target da rubare. Il problema è che non l'ammazzo. Quindi finché lui non mette qualcosa con forza 3. La scelta qui da fare è... Uso il coin adesso. Potrei anche danneggiare, cioè prenderla, danneggiarla per rimuovere pezzo. Mi ritroverei una 1-1 che comunque andrà da board. In realtà non è malvagia come mossa. Cioè togliergli pezzo che mi poteva trasdare l'1-1. Ritrovarmi comunque una 1-1 che alla morte potrebbe rimuovere la board. Non è malissimo come mossa. E in questo modo l'ho fatta diventare 2-2, quindi la metto sotto il trade del maniero. Lui decide di, ovviamente, dammi una gioia. Bravo, bravo, assolutamente bravo. Non posso dirti altro che bravo. E andiamo di maniaco. Io sapete benissimo come la penso. Io sono una di quelle persone che pensa che il coin vada assolutamente giocato nel momento proprio importantissimo. E quindi non avrebbe senso per me giocarlo qui. Piuttosto me lo tengo per un eventuale coin Galagron. Abbiamo fatto un solo invoke. Abbiamo fatto un solo invoke, quindi ancora non posso sfruttare il drago. Il drago è fortissimo. Nel momento in cui ci scontriamo la mano, diventiamo forti, forti, forti. Perché iniziamo a fare delle giocate a tempo molto importanti. Lui è nervoso. E questo non è bello. Ma andiamo di tanto, però. Andiamo di tanto. Ecco, per esempio, tenermi il coin per un'eventuale piaga della morte, secondo me è ottimo. Qui andiamo di tanto. In questo modo posso scontarmi tutto ed è fondamentale, oltre che a farmi Galagron. Stavo pensando, questa è anche buona per ciclare spell, ottima direi. Abbiamo questo un altro turno un pochino bruttino da parte nostra, però dal prossimo turno possiamo veramente iniziare a fare belle cose. Vediamo se mi dà una gioia la bomba, un danno. Ma è proprio... Va bene, non mi lamento, non mi lamento. Lui va di... Ok, di furia battagliera, ok. Pesco 3 è comunque forte, cioè anche mana 2 pesco 3 è strong, quindi assolutamente ci sta da parte sua. Il problema è che lui può barstarci da un momento all'altro. E questo non è assolutamente bello, anche se in questo caso lui sta decidendo di ammazzarsi i pezzi, non so il perché. Andiamo a scontarci tutto, qui facciamo un turno fortissimo. Sperando di sopravvivere. Andiamo ad invocare a 0. Questo è forte. Andiamo a mettere il pezzo che ci cura 0. Non me ne importa assolutamente niente che lui si faccia armor. Non abbiamo il drago in mano.
Non abbiamo Draghiman ed è un peccato. Sono tentatissimo da giocare Madame Lazul perché potrei trovare la spella 0 o curarmi 2. Allora, questi sono 2-3-4. 4-3 sdoppino sarebbe veramente una brutta persona se mi facesse una cosa del genere. Io andrei di Madame Lazul. Vediamo che cosa ha in mano intanto. Ok, lo stoppino glielo faccio. No, lo stoppino. La rabbia interiore, che è buono. È questo che volevo, in realtà non lo stoppino. Il resto non mi interessa. Qui devo fare una scelta. Io vado a togliere la bomba. Perché vai faccia? Tu 18 target. Perché? Perché vai face? Perché? Comunque preferisco fargli prendere questa board qui piuttosto che fargli, cioè, che fargli attivare il rantolo della bomba. Lui va a faccia, speriamo che non ha l'idal. Comunque aveva tre carte, diciamo, che non mi spaventavano fino a un certo punto. A 7 mana potresti anche fare il bravo ragazzo. Ancora gradesca, lo sapevo che ce l'avevi in mano. A lui sarebbe fortissimo, cioè se riesco a mettere lui, il problema è che adesso lui mi danneggia tutto. Magari non lo mette il pezzo, ma è danno. Ok, lui si fa un po' di armor e riesce a giocare anche il bruto. Va bene. Diciamo che lo accetto. Cioè, non va bene, però. Lo accetto. Dovrei guadagnare vita qui. Infatti, lui va a togliermelo. Il bruto non è un problema perché lo risolviamo con lo squarcio. Vi ho detto che sto mazzo sulla carta, cioè, risolve tutto. Perché non ti sei voluto fare l'armor? Non l'ho capito. Forse pensava ancora di avere in campo la piratina. Non ha senso questo trade che ha fatto. Stavo dicendo, Linova. Linova non è male, anche se in realtà non pulisce tutto. Potrei però scoinarla, la Linova. Non è male. Allora, sicuramente vado a togliere il bruto. E qua non ci piove. Galagrond a quanto sta? Cioè, Galagrond, ragazzi, al turno 7 l'abbiamo già giappato al massimo. Capite quanto è importante giocare il pacchetto full Galagrond? Io andrei di Olinova, scoinata. Peccato che non ho trovato ancora un drago. Non ho, né dall'invoca né dal di mazzo. Peccato, altrimenti lui mi avrebbe potuto dare bella roba. Comunque, ci siamo curati. Grommash non ci ammazza ancora. Quindi siamo fuori Grommash di 1. Spero che non è una doppia stella 0. Pirata dei cieli, va bene. Vediamo che roba gioca. Terron. Questa me l'ha giocata abbastanza bruttina. Va di arma, già attaccato, quindi non può attaccare nuovamente. Merma sarebbe tipo bellissima da trovare. Avrei preferito trovare il drago. Però adesso possiamo curarci di 5. Possiamo curarci di 5. E potrei anche ammazzarli Terron. Da Terron esce una 2-2. Più che altro non vorrei che me lo sdoppia Terron. A 2-2 non penso di traddarla. Pensarci bene. Vero pure che Galagrond. E qui è forte il portabevande. Il problema è che non posso fare squarcio più portabevande. Potrei prendermi la spella. Se l'emissario mi desse la spella 0, potrei prenderla per darla su di lui per curarmi di più. Il Devo pensarci problema è che se bene. lo danneggio, riduco le possibilità. Potrei curarmi, in realtà. Allora, innanzitutto facciamo così: vediamo che cosa mi offre l'emissario. Sappiamo che lui in mano ha la spella 0, ok, perfetto. Quindi non è in mano lei. Adesso posso, non posso curarmi, però. Non posso curarmi. Quindi sono costretto a giocare lui. Andiamo faccia. Vado sul sicuro, ragazzi, mi sento di giocare 50 e 50. Mi curo sicuro di 5, torno a 19. Sappiamo che non ha la mercenaria in mano, quindi non può farci cose strane con gli sdoppini. Comunque il portabevande Tauren lo deve risolvere. Il lacchè potrebbe darci qualche fastidio. Arriva l'altra marinaia, ok. Lacchè senza volto che praticamente si suiciderà. Vediamo se esce qualcosa a uno, no? Va bene. Arriva un altro bruto, bello grosso. Non è un problema in realtà la sua board così grossa.
Bravo. Questo ci fa guadagnare un altro HP. Va bene. Sarebbe bello pescare un drago. Non mi sembra di chiedere. Cioè, abbiamo diversi. Questo non è un drago, però è una melma. Sicuramente farò Galagrond. A questo punto io la melma la terrei per un eventuale Corsair Crash. Penso proprio di sì. E la scelta è mi curo o ciclo minion. 2 HP potrebbero far comodo a fine partita. Faccio la pussy? Sì, voglio fare la pussy. Voglio fare la pussy sta partita, perché di Warren ho veramente tanta paura del suo burst. Intanto 5 faccia glieli faccio solo così. Fa che ha pescato il tizio. Ah, potrebbe aver pescato il pirata che mi ruba l'arma, ora ci sto pensando. Quindi meglio tenermi la melma. Meglio tenermi la melma. Lui probabilmente andrà a faccia subito per ciclare l'HE, vediamo che cosa gli esce. Un drago sarebbe. Penso che un drago mi potrebbe anche uscire qua. Un lacca dragonico mi servirebbe anche a me. Devo dirti la verità. Va di Elite Corcron? Ma non mi sembra. Invece sì. Oh, quanta roba stai facendo? Non scherziamo? Ok, proprio così. Cioè, proprio. Cazzato nero. Quanti anni sono? Cioè, ma può farmi tutti questi danni? Stiamo scherzando. Ok, lui in mano ha un drago. Lui in mano ha un drago. E se non sbaglio, non c'è. Tra parentesi, adesso è uscito il drago, buongiorno. Se non sbaglio, non ci sono draghi che fanno danni. Sto pensando. Draghi che fanno danni faccia, non dovrebbero esserci. Quindi a meno di top deck, facendo la piaga, dovremmo essere safe. In realtà potrei trovare anche la cura della chierica per andare fuori magari. Vabbè, intanto andiamo sul sicuro. Rimuoviamo la sua board. Andiamoci a pescare a costo zero. Bella curetta, eccola qui. Io giocherei prima la cura perché potrei trovarne un'altra. Quindi piuttosto che farmi un altro discover, io andrei di cura perché ci sono diverse cura 1. Ovviamente non l'ho pescata. Silence non penso che mi serva. Il rituale di imbalsamazione, dare rinascita al drago scheletro, mi sembra una bella giocata. Ti prego, cioè hai un drago in mano, non farmi un'angheria del genere dopo che mi hai fatto 22 danni faccia. Peccato è uscito da qui il rinnovamento. Ovviamente lo prendo. Giustamente questa era di mio mazzo, non era di Scorpion. No, tipo, guarda, non mi top deckare la seconda Elite Corcron, impazzisco. Ma proprio così, calzatissimo. Mamma mia, inferocito il ragazzo. Va bene, non abbiamo paura dei minion. Cioè, nel senso, lo risolviamo senza problemi. Prima di curarci, in realtà potrei. A 7 HP dovrei essere safe. Sì. Quindi posso fare Hero Power. Muroson, ciao. Mi curo faccia perché comunque voglio uscire fuori dall'Elite Corcron. Risoluzione di massa mi piace. Vado a pescarmi una contrizione. Sì. Ok, cioè, penso che abbiamo sempre vinto sta partita. Non vedo che cosa lui possa fare. Stavo dicendo, Corsair Cash, ma le armi sono finite, effettivamente, ora che ci sto pensando. Sono finite. Quindi il suo peggior top deck. Qui possiamo andare di una giocata fortissima, possiamo fare così, scontarci tutto, mettere taunt, dargli rinascita. Penso che l'avversario può concedere qui, su questo draghetto dolcissimo. Portiamo a casa una partita tiratissima. Forse questo è uno dei matchup più larghi proprio per la forza di Warrior di bastarci. Però come potete ben vedere, ragazzi, siamo ancora in win streak. Siamo ancora in win streak. Dacci le stelle, dacci le tutte. Che insomma, che giorno è? Siamo al 20 del mese, ancora non faccio legend.
Selbecchio Kramaruk. Vediamo la seconda partita. Poi escono sempre belle partite. Questo mazzo penso sia l'unico, ripeto, forse insieme a Control Warrior, che ancora mi diverte in questo meta, anche se devo dire che il nerf ha cambiato parecchio il gioco, è molto più godibile, forse siete abituati veramente a 2 anni di stress totale dall'RNG e i power play che non hanno senso, semplicemente dai Galar, ovviamente, tra parentesi, non voglio dire una stupidaggine, ma penso che si stia giocando lo Spell Mage, quindi potrebbe non essere un Elander. Io comunque tengo tutto tranne il rinnovamento, anche se il rinnovamento è strong, quindi potrebbe essere uno Spell Mage. Spell Mage in teoria Spell Mage è un mazzo che in teoria è un buon matchup sulla carta, ovviamente box permettendo. Andiamo di Discepola. Questo tizio ho sempre pensato, ovviamente, invece in Elander. Va bene. Però comunque con Valentina che dai minion a 1 abbiamo più tempo per trovare risposte. Poi con doppia piaga ce la giochiamo. Non voglio dire che lo batteremo con sicurezza, ma sono convinto che... Aspetta un attimo. Non sono convinto, non so cosa stavo Il dicendo. vostro sangue. Mi sono perso completamente. Bene, Marotta, la vecchiaia che avanza. Lui adesso ramperà, ovviamente. Sono convinto che abbiamo i tool per controllarlo. Ovviamente il box è Reno, soprattutto Reno, mi spaventa tantissimo. Sarebbe bello riuscire a prendergli la Prime. Comunque, noi qui passiamo, lui è già sta 5 mana, non è bella la situazione. Ci teniamo stretto il nostro combo. Decide di pescare e di pingarci faccia. Va bene. Penso di giocare il 4-7. Penso di giocare il 4-7 che ha un ottimo body. Soffio. Soffio qui non mi piace, lui potrebbe giocare Reno. Ma se giocasse Reno adesso a me andrebbe bene. Reno qui a me va bene, quel 4-7 comunque ci fa dei bei trade. Comincia lui con Soffio Arcano, non so cosa cercherà, probabilmente cose a caso che è la peculiarità del mage. Ok, presenza d'Ossana, è un buon drop. Alexstrasza in questo momento ancora non ci serve, non posso scoinare il drago scheletrico, potrei fare il soffio. Peccato che non riesco a tradare tutto. Potrei fare soffio Hero Power. Andiamo a fare soffio. Cioè, cerco di tenermi vivo il pezzo. Cioè, non penso che questi due danni, queste cure, due cure face possano essere importanti in questo momento della partita. Sia sì, ma che potrebbe essere un problema. Quanto sta Galagron? Galagron sta 1. Questo potrebbe essere un grosso problema. Anche se in realtà, cioè senza furia del vento, non fa tuttissimi danni, ma uno skillatissimo top deck dello zio. Ok, questo è importante. Devo assolutamente salvare il coin per la spella 9, perché lui ha rampato e potrebbe giocarci Valentina prima del previsto. Io andrei anche a curarmi. Vi stavo per dire che Specchio dell'Anima è sempre una carta strong da trovare in questo matchup, quindi lo prendete sempre. Assolutamente. Ok, potere della creazione creata da Soffio Arcano. Queste sono nervose. Queste sono parecchio nervose. Molto nervose. Queste sono veramente tanti danni. Non mi piacciono affatto. Potrei scontare tutto. Questi sono 8, 16, non so, veramente troppi danni. Zephyr, però che Zephyr si l'ha usato. Cioè, secondo voi, quante possibilità ci sono che lo zio Marotto contro un mage? Cioè, giochi Galagrond e l'unico minion che sopravviva è la presenza d'ossa. Secondo me è impossibile. Però vorrei quasi provarlo per la scienza. Anche fare tessitrice qui mi alletta, però prendermi tutti questi danni sinceramente
Non è che mi fa impazzire. Vabbè, so già chi sopravviverà, però quantomeno ci togliamo un po' di pezzi. Infatti, il primo a morire è stato proprio il 2-1, cioè proprio. Però ci togliamo un po' di danni. Comunque, a lui proprio così. Ok, era Lidl, quindi abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto assolutamente bene. Abbiamo fatto assolutamente bene, ci siamo salvati il coin. Purtroppo devo tirare la prima piaga. Giochiamo quella in top perché è più figa. E questo non ci dà. Il problema è che specchio non ci risolve l'arpia. Altrimenti specchio sarebbe stato fortissimo. Andiamo a fare subito. Cioè andiamo a fare la piaga. Non ci sta dando tempo, ragazzi. Questa è la faccia delle Lander Mage. Questo sembra un tempo mage. Cioè, non ci ha dato un turno di tregua. E ovviamente il top deck di Valentino sembra giusto per continuare il trend. Però in questo momento, se non mette minion con la salute più alta della forza, posso risolverli quantomeno con specchio dell'anima, che non sarebbe manco quello di mazzo. Attenzione, ci manda 10 mana. Io lo ringrazio perché noi eravamo indietro di mana. Io lo ringrazio vivamente. E qui con questa giocata cambia tutto, perché lui mi permette di fare Dessitrice. Lui mi ha dato una chance. Io lo ringrazio. Non dico che abbiamo vinto la partita, ma io ti ringrazio di cuore. Andiamo a trattare, guardate quanto è forte Specchio, ma di che stiamo parlando? Ho fatto board e ho rimosso la sua board. Rinnovamento aspetterei, tanto non dovremmo morire a 12 HP in teoria. Zanzara maledetta. Stavo. Devo riprendermi la racchetta, devo ritrovare la racchetta che ammazza zanzare, assolutamente. Gelo profondo, ok. Questo gioca super greedy. Non so che ladder abbia incontrato lui, ma va bene. Sono tentatissimo a giocare il drago, ma prima voglio curarmi. Perché se in realtà la cura è molto forte giocare a dopo Alexstrasza. Cioè tornare a 15 e poi andare a 18. Però rischio. 3-6. Rischio. Non tanto la pirosfera, che siamo fuori. Però Zephyr è andato. Ho paura un po' di Malygos, che comunque gli può dare 8 d'anima. Secondo me ci sta. Secondo me ci sta a giocare lui. Ci sta a giocare lui. Mettiamo board. Mettiamo board. Iniziamo a contestare board. Cioè non posso pensare all'infinito di rimuovere. Devo passare contrattacco, per forza. La cosa che mi spaventa è il suo Reno. Reno mi spaventa tantissimo. Perché comunque può rimuovere tutto. Quindi è una mass removal. Però il fatto che lui abbia giocato Zephyrus, ha un altro 1-1, addirittura Metamorfosi. Questa non me l'aspettavo affatto. Potremmo essere morti qui. No? Ok. Non siamo morti. Non l'aspettavo per niente questa Polymorph. Ah, questo è il drago che ha trovato uno, molto forte. Penso potrebbe essere il turno di. Allora, Olinova manda tutti a 2. Io non vorrei fare la Spellanova adesso. Non vorrei fare la Spellanova adesso. Cioè la Spella 8. Perché poi non avrei tante altre removal. Però è vero pure che lui ha giocato parecchia roba, ha giocato Valentina. Secondo me ci potrebbe anche stare. Ci potrebbe anche stare per provare a ripartire. Io addirittura sono tentato da giocare greedy e non curarmi, perché tanto penso che se lui gioca Malygos. Penso che se gioca la pirosfera sono comunque morto. Se gioca Malygos sono comunque 8 danni. A sto punto me la tengo per. Faccio Hero Power. Me la tengo a sto punto per come vi ho detto prima, cioè per massimizzare le cure con l'Estrasa. Muoio solo da Frostbolt. Ma io non penso che la giochi. Cioè non tutti giocano Frostbolt. Ora siete nelle mie No, il box no. Non mi ammazzare così. Cosa vuol dire che Moonfire fare? Lo sapevo che il Moonfire andasse faccia.
Non avevo nessun dubbio di ciò. Questo è capace che gli dà la Frostport in mano. Dai, per serio! Ma perché? Ma perché ci sono tre target e devi andare faccia a me? Sì, ormai dopo che mi hai ammazzato. Ma ci capite che? Io questa classe la ho. Odio questa classe, odio queste carte. Cioè, proprio. Non è possibile. Ma che caspita di vita lei? Ma che carta è il Vox? Quest'altro panzone brutto della 5-5. Ma li odio profondamente. Vabbè. Ricomponiamoci. Ragazzi, facciamo finta che non è successo niente. È finito il video alla partita del Control War, Tempo Warrior. Va bene così. Va bene così. Ragazzi, il mazzo. Ma a parte l'ultima partita, non ho dubbi. Cioè, ormai non ho dubbi. Appena vedo il Mage, farei meglio a fare Sconsidere. Perché. Cioè, le letture che ho fatto erano tutte giuste e di fronte al box non posso fare niente. Spero che comunque, ragazzi, questo mazzo, io so che amanti di Control Priest siete tanti come me, lo amerete. Mazzo con cui penso che nei prossimi giorni farò Legend, come ormai ho fatto Legend negli ultimi mesi giocando Control Priest, è la mia classe preferita. Ancora riesce a divertirmi, diciamo. Diciamo che questi nerf rendono il gioco un po' più godibile. Purtroppo carte come il box secondo me andrebbero estirpate dal gioco. Tanto non fanno più parte della mia collezione, perché per chi non lo sapesse, che non ha visto i ve vecchi video, l'ho shardato sia lui che Reno. E niente, ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione, un commento, lo zio, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità del canale. Ci becchiamo con il prossimo video, ragazzi, dello zio Marzo su YouTube. Bella.